compagni di scuola, oggi è iniziata ufficialmente la maturità 2022. Infatti, proprio per questo abbiamo deciso di commentare le tracce che sono uscite in occasione della prima prova dell'esame di Stato. Ricordiamo che sono ben 7 tracce di 3 diverse tipologie. La tipologia A, l'analisi del testo, la tipologia B, il testo argomentativo e infine la tipologia C, il tema di attualità. Dovete sapere che oggi le nostre 7 tutor del servizio scuola.net ripetizioni.it hanno svolto in contemporanea con i maturandi le tracce e quindi ne parleremo con loro. Ma ricordiamo un po' che cos'è scuola.net ripetizioni.it. È una piattaforma che comprende circa 30.000 tutor certificati che sono sparsi orientativamente in 5.000 città diverse e svolgono delle lezioni, lezioni private in presenza online per parlare appunto e aiutarvi in tutte le materie. Allora, io direi di iniziare subito parlando della tipologia A dell'analisi del testo, la versione numero 1, insieme a Simona Pani, la tutor d'italiano di scuola.net ripetizioni.it. Ciao Simona, come stai? Ciao, stamattina? Bene, bene, tutto a posto. Dai, meno male. Ricordiamo che è uscito Giovanni Pascoli con il brano La Via Ferrata. Tu te l'aspettavi? Assolutamente no, pensavo in un autore meno conosciuto. Allora, sono stati clementi. Ci fai un commento sul brano scelto dal Ministero, per favore? Sì, allora, il brano, la poesia La Via Ferrata, è un brano totalmente inaspettato, innanzitutto per le tematiche. Nonostante sia comunque un brano scritto alla fine dell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, tratta delle tematiche molto attuali, quali l'inquinamento o comunque i pericoli che si incorrono nel progresso. Infatti Pascoli in questa poesia decide di mettere in contrapposizione la natura con quello che è il progresso, quindi la via ferrata sono proprio le ferrovie che si andavano a costruire in quegli anni. Ok. Prego, prego. No, vabbè, dicevo, oltre a questo anche il telegrafo, infatti si presuppone che il titolo iniziale della poesia fosse il riferimento al telegrafo. Noi vi ricordiamo che siamo in live sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Twitch, ma anche sul sito di scuola.net. Quindi, dato che siamo in live, potete farci tutte le domande che volete, perché le nostre tutor sono pronte a rispondere. Allora, Simona, torniamo da te. Ti chiedo anche, quali sono secondo te le difficoltà che hanno riscontrato quest'oggi i ragazzi? Allora, nell'analisi di questo testo probabilmente le difficoltà erano date dall'analisi lessicale, quindi dal quesito numero 3, che richiedeva proprio un'analisi lessicale specifica, e inoltre dai riferimenti che richiedeva, riferimenti alla poetica specifica di Pascoli, e quindi se non la si conosce alla perfezione magari poteva risultare un po' ostica, e inoltre anche ai riferimenti letterari e extraletterari che richiedeva. Io nello specifico mi sono ricollegata magari alle bucoliche di Virgilio, quindi a una contemplazione della natura in quel senso, ma anche a il fatto che la tecnologia porti del caos nella natura, quindi magari anche al futurismo o a dipinti come la Guernica di Picasso. Questo magari potrebbe essere un po' difficoltoso. Ma secondo te perché i ragazzi avrebbero dovuto scegliere proprio questo brano e non l'altro per l'analisi del testo? Probabilmente perché se si conosce Pascoli, se si conosce la poesia di Pascoli o la poetica di Pascoli, poteva risultare più semplice, in quanto comunque Pascoli segue una linea comune nella sua poetica, quindi una contemplazione della natura, della quotidianità, della semplicità delle cose. Quindi magari conoscendo questi argomenti nello specifico poteva risultare più semplice rispetto all'altro testo o altri testi in generale. Ma nel dettaglio, ai ragazzi, nella traccia, che cosa veniva chiesto di fare? Allora, ai ragazzi veniva chiesto di fare innanzitutto un commento generale, diciamo, su quelli che erano la struttura metrica, la poesia, quindi un'analisi generale della poesia. Successivamente veniva chiesta la contrapposizione tra i due piani indicati nella poesia, che erano appunto la realtà rurale con il progresso, poi l'analisi lessicale, un'analisi ovviamente delle figure retoriche. Questa poesia è un continuo utilizzo delle metafore e anche
presente anche in moltissimi Jean Behmann, inoltre veniva chiesto di individuare quello che era il significato simbolico della poesia stessa, quindi possiamo dire il messaggio subliminale che Pascoli vuole mandare con questa poesia. E come ultimo veniva appunto chiesto un commento personale, diciamo generale, sulla poesia con i riferimenti extraletterari. Ma secondo te quali erano i riferimenti che era necessario conoscere per svolgere questa traccia? Probabilmente i riferimenti riguardanti il classicismo, quindi magari quelli proprio riguardanti Virgilio e la contemplazione della natura o comunque anche i riferimenti riguardanti, che so, anche un Leopardi, perché anche Leopardi ricordiamoci che contempla la natura, che decide di guardare, di immaginare attraverso la natura, e anche riferimenti riguardanti quello che era il progresso tecnologico, quindi un'infarinatura di storia, di ciò che accade nello specifico in quel momento, era necessario appunto conoscere anche questo aspetto qua. Simona, tu ci hai parlato del messaggio della poesia, ma vogliamo spiegare ai ragazzi che ci stanno guardando qual è il messaggio? Il messaggio che vuole mandare Pascoli con questa poesia sicuramente è quello di stare attenti al progresso tecnologico. Infatti, a mio avviso, lui vuole indicare la tecnologia come due facce della stessa medaglia. Ok, sì, la tecnologia è importante, sta portando dei progressi importanti. Per esempio, lui parla dei treni, no? Quindi dice, sì, non lo dice nello specifico, però implicitamente sappiamo che il treno consente una maggiore, più velocità nello spostamento delle merci, nello spostamento delle persone. Il telegrafo porta a una comunicazione molto più veloce e immediata rispetto a quanto avveniva nel passato. Però allo stesso tempo bisogna stare attenti perché si incorrono dei pericoli, perché la tecnologia va a intaccare quello che era l'ordine naturale. Quindi lui inizialmente parla di un pascolo di mucche che sta tranquillo, però questa tranquillità viene sconvolta appunto dalla via ferrata, dai pali del telegrafo. E quindi secondo me proprio il messaggio simbolico era questo. Ok, il progresso è importante, però bisogna anche stare attenti. Quindi sempre, sempre attuale. Ti leggo giusto una domandina della nostra community. Ci scrivono: Certo. buon pomeriggio Simona, io non so se ho fatto errori, ho scelto la prova su Pascoli. Tu come l'hai strutturato, l'elaborato? Ce ne parli? Sì, allora io ho deciso di seguire la traccia punto per punto, quindi all'inizio c'era scritto appunto che si poteva strutturare o come un testo unico, e quindi discorsivo, o domanda per domanda. Io ho deciso di strutturarlo domanda per domanda, in modo da non incorrere in errori, in ripetizioni e magari non fare confusione sulle varie domande. Quindi ho schematizzato il tutto e poi ho comunque risposto punto per punto. Un'altra domanda da parte di Arianna, che è molto curiosa. Tu ti chiede, tu appena hai visto la traccia sull'analisi del testo su Pascoli, che cosa hai pensato? Ho pensato innanzitutto, ripeto, non me l'aspettavo un autore così famoso, conosciuto, che comunque si fa nei programmi, di solito non sono mai presenti. E poi, leggendo le varie domande e comunque leggendo la poesia, ho pensato che comunque fosse una poesia abbastanza tosta e complicata, perché inizialmente potrebbe sembrare anche semplice da capire, però appunto presenta molti messaggi nascosti o comunque molto simbolismo che anch'io ho trovato delle difficoltà a riuscire a mettere in ordine tutto, a scrivere il più possibile. Però ce l'hai fatta alla fine. Sì. Va bene, grazie mille Simona. Noi Grazie a ricordiamo ai voi. nostri ragazzi che ti possono trovare sulla piattaforma scuola.net ripetizioni.it. E grazie soprattutto per l'aiuto stamattina nello svolgimento della prova. Noi Grazie a adesso. voi. Ciao ciao! Adesso continuiamo sempre con la tipologia, ma passiamo all'analisi del testo 2 e chiamo subito la nostra tutor Valentina Vollaro. Buonasera. Ciao Valentina! Allora, intanto diciamo che è uscito Giovanni Verga con il brano Nedda, bozzetto siciliano. Ci fai un commento sul brano scelto dal Ministero, per favore?
Allora, il brano scelto dal Ministero, quindi appunto oggetto dell'analisi del testo, è un estratto dal bozzetto, appunto netta, dalla novella di Verga che è stata pubblicata nel 1874 per la prima volta sul periodico Rivista Italiana. E dal mio punto di vista, diciamo, è un'opera. Considererei quest'opera come un'opera di passaggio, oggetto di critiche controverse riguardanti il carattere prevalente dell'opera. Ci sono delle linee discordanti riguardo alla predominanza del carattere di romanzo psicologico piuttosto che su quello verista. E obiettivamente, i primi punti dell'analisi riguardavano proprio in particolare il riconoscimento di tutti gli espedienti narrativi e stilistici presenti appunto nell'opera, dal mio punto di vista, soprattutto presenti nella prima sezione, perché il brano è composto appunto di tre blocchi, il primo dei quali particolarmente ampio, riguardante la descrizione di Nedda. Infatti, il brano, nello specifico, parte dalla descrizione, da questa ampia descrizione appunto della protagonista, della contadina, con particolarità di dettagli calati tra l'altro nel contesto sociale e culturale siciliano in cui si ritrova Nedda stessa. Il blocco successivo, più ridotto, dell'estensione forse dimezzata rispetto al primo, include la progressiva morte del compagno, Janu, in seguito a un incidente sul lavoro. La conclusione porta diciamo al declassamento, se vogliamo, all'emarginazione di Nedda. Quindi i caratteri veristi, appunto, appartenenti appunto alla tecnica verista, si ritrovano soprattutto nel primo blocco per quanto riguarda la descrizione, anche per quanto riguarda l'ampiezza. Quindi, se non so se anticiperò forse una domanda che adesso stai per pormi, anche in collegamento con le dichiarazioni del ministro. Il ministro, mi ricordo, tempo fa disse: le tracce sono bellissime, vi daranno spunto per riflettere, e, però non ve le dirò le tracce. Concluse, diciamo, con questa affermazione che ci lasciava un po' basiti. Verga era comunque stato previsto dal loro tema, Sì, infatti. anche per via del centenario che ricorre, 100 anni dalla sua morte, lo ricordiamo. esattamente, e mi è piaciuta in realtà molto la scelta del brano, proprio per questo suo carattere di passaggio, quindi comunque per il carattere ambiguo, insomma, che può presentare e che quindi può essere rivalutato e sicuramente discusso ulteriormente. Valentina, ma quali sono secondo te le difficoltà che hanno incontrato i ragazzi nello svolgimento della prova? Le difficoltà forse in primo luogo sono legate al carattere stesso del testo, al genere prosastico del testo. Facendo un confronto col testo di Pascoli, si sa che chiaramente un testo poetico offre più spunti di analisi per quanto riguarda la metrica, le figure retoriche, e la poetica di Pascoli stessa. Quindi, facendo anche un riferimento all'ultimo autore che è uscito ormai 2 anni fa, quindi nel 2019, Sciascia, forse Verga era una scelta più difficile dal punto di vista dell'analisi. Era forse difficile cercare di ampliare, approfondire il discorso e renderlo ampio.
Infatti è stato un po', diciamo, forse il mio pentimento. Diciamo, adesso chiaramente la mia proposta di svolgimento è pubblicata come anche quelle degli altri tutor, però avrei voluto forse scrivere di più. Non so se per un peccato di modestia o io avrei voluto personalmente scrivere di più, oppure sono stata troppo sintetica e concentrata. Lascio magari lo spazio ai ragazzi, lascio il Certo. commentare. Ma secondo te perché i ragazzi avrebbero dovuto scegliere proprio questo brano e non l'altro per l'analisi del testo? Per una maggiore predisposizione all'analisi della prosa e Ok. forse anche per una maggiore conoscenza della poetica verista rispetto magari a quella di Pascoli. Fermo restando che entrambi gli autori sono parte sicura del programma dell'ultimo anno, quindi probabilmente il criterio di scelta si sarebbe basato piuttosto su una maggiore predisposizione per la poesia che per la prosa e viceversa. Ok, ma nella traccia invece, nel dettaglio, che cosa veniva chiesto di fare? Allora, la traccia prevedeva innanzitutto la sintesi del contenuto, in secondo luogo chiedeva di rintracciare gli elementi tipici del verismo, impiegati appunto nella novella stessa o perlomeno nell'estratto di portato. Il terzo punto chiedeva di individuare gli espedienti stilistici e narrativi e i conseguenti effetti voluti dall'autore. Quindi comunque c'era sempre comunque un largo spazio per parlare appunto della pratica verista. Successivamente si passava alle ultime due sezioni, quindi si chiedeva precisamente di indicare il modo in cui la morte di Iamo ha inciso su Nedda. E da ultimo, come appunto è stato modificato il carattere psicologico di quest'ultima anche in relazione alla nascita della figlia, e quindi anche, diciamo, lo stato d'animo di Nedda davanti al rendersi conto che diciamo, il frutto del suo seno, si può dire, Certo. non era di genere femminile, non era di genere maschile, anzi, ma femminile. Quindi E, diciamo una traccia molto ampia da svolgere, ma a tal Bravo. proposito ti chiedo qual era il riferimento che era necessario conoscere per svolgerla? Il verismo, ma soprattutto direi il contesto socioculturale, rendendosi anche conto che Verga si trovava in un momento di difficoltà economiche, in cui stava meditando appunto di tornare in Sicilia e quindi dare un accenno anche al contesto borghese storico di Verga stesso, quindi conoscere chiaramente anche il contesto storico in cui comunque ogni autore e ogni poetica di conseguenza andrebbe calata. Ok, quindi c'erano molti i riferimenti che si potevano spiegare appunto nella traccia. Invece, spieghiamo il messaggio che Verga voleva mandare con questo brano, per favore. Il messaggio che Verga voleva mandare era sicuramente di denuncia delle classi sociali più umili, tant'è vero che oggetto di interpretazione critica era o un collegamento con altri personaggi appartenenti appunto al ciclo dei vinti, tanto fortunato di Verga, quindi intendere appunto questo bozzetto appunto come una produzione anticipatoria, oppure in alternativa a collegarsi ad altri autori, ad altri personaggi comunque definibili come emarginati, come umili, ma diciamo frutto della penna altrui, quindi di altri autori precedenti oppure successivi a Verga. Quindi probabilmente il messaggio era proprio di denuncia che voleva lanciare Verga scrivendo questo racconto e pubblicandolo, tra l'altro, su un supporto sicuramente di ampia fruibilità, come poteva essere una rivista.
E ti leggo giusto una domandina da parte della nostra community. Achille scrive: buon pomeriggio Valentina, il grado di difficoltà della traccia su Giovanni Verga credi fosse adeguato per una prova di maturità? Sicuramente, sicuramente, perché in definitiva era una traccia semplice, giusta e sicuramente teneva conto della preparazione. Quindi se anche comunque non si fossero saputi cogliere gli aspetti specifici di Verga, sappiamo che il velismo comunque è stato oggetto di studio indiscusso di quest'anno, pertanto sicuramente era una traccia non difficile, se vogliamo minimizzare. Ok, quindi si poteva fare. Si poteva fare, le dovute conoscenze e la predisposizione. Certo, quello che hai studiato alla fine nel corso dell'ultimo anno. Tommaso scrive: quanto lunga deve essere una valida interpretazione nell'analisi del testo in prosa? Allora, io premetto tra l'altro che a differenza della mia collega ho cercato di inglobare la varia analisi in un intero elaborato. Mi sono comportata in questo modo perché ritenevo così di conferire un carattere più fluido all'analisi, al testo. Questo a discapito magari presunto di un'estensione del testo. Secondo me, considerato appunto che un testo in prosa offre comunque minori spunti di commento e di lavoro rispetto a un testo in poesia, anche le classiche due colonne e mezzo sarebbero potute andare bene, sempre non dimenticandosi che è più importante l'aspetto qualitativo che quantitativo. Esatto, questo un po' in generale. Nanni invece vorrebbe sapere: hai utilizzato qualche scaletta organizzativa per strutturare l'analisi del testo su Verga che hai svolto? Assolutamente, assolutamente, perché la scaletta rimane comunque un elemento imprescindibile prima di svolgere un qualsiasi elaborato, un tema. Ho proceduto in questo modo. Io ho inizialmente valutato il contesto storico, sociale e culturale in cui opera Verga. Da lì ho inquadrato l'opera, sono andata a valutare, diciamo, i diversi aspetti, i riferimenti e ho cercato sempre di seguire un filo logico. Quindi sì, sicuramente ho adottato anche una scaletta in questo caso. Mi sembra anche abbastanza scontato alla fine utilizzare una scaletta anche per appuntare tutte le cose che vengono in mente. Prendiamo sempre la scaletta come una mappa concettuale. Io intenderei una scaletta come una mappa concettuale, quanto tendo a insegnare anche ai ragazzi per convincere appunto della sua necessità. Stella invece ti domanda: sei d'accordo con il ministro sulla traccia assegnata su Verga? Ti aspettavi che uscisse proprio questo autore? Onestamente no, perché forse sembrava troppo scontato. Però dai, possiamo dare... Avevano detto che sarebbero stati un po' più buoni quest'anno comunque. Appunto. Quindi possiamo sicuramente conferire coerenza al ministro, con buona pace del ministro se anche ci ascolta. Quindi possiamo anche... Sicuramente è stato coerente. Ma sei d'accordo quindi con la traccia assegnata su Verga? Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Grazie mille alla nostra tutor d'italiano Valentina, io vi ricordo che la potete trovare sul sito di scuola.net ripetizioni.it, che diciamo ancora una volta è la piattaforma dove è possibile trovare i migliori insegnanti, infatti sono circa 30.000 certificati sparsi in orientativamente 5.000 città e loro sono pronti a darvi lezioni private sia in presenza ma anche online in tutte le materie che volete. Ora passiamo a un'altra tipologia, la tipologia B, con il testo argomentativo. Chiamiamo subito Natalia Manzano. Buon pomeriggio. Ciao. Allora, ricordiamo che la traccia parte dall'opera Musicofilia di Oliver Sacks. No. Io, scusami, io avevo la numero uno, quella di Liliana Segre. Ah, scusatemi, ho letto al contrario. Hai ragione. Sì. Partiamo dal brano La sola colpa di essere nati di Gherardo Colombo e Liliana Segre. Allora, ti va di leggere la traccia e di fare un commento? E
Allora, leggere, insomma, leggere tutta la traccia sarebbe un po' lungo, però allora abbiamo questo, questo brano tratto da, da quest'opera in cui Liliana Segre racconta il momento in cui, dopo l'emanazione delle leggi razziali, fu costretta ad abbandonare la scuola. Quindi presenta il punto di vista di lei, bambina, che non riesce a capacitarsi di quello che all'inizio le sembra chiaramente un'ingiustizia, ma che poi la porta addirittura a sentire dei sensi di colpa, perché non trovando risposte si domanda se non abbia lei commesso qualche misfatto per meritare un simile trattamento. E poi si passa anche al racconto delle reazioni delle persone, degli sconosciuti, ricevevano telefonate in cui venivano minacciati di morte, ma anche degli amici che li avevano abbandonati e isolati, facendo ricordare alla senatrice Segre una situazione come quella del gioco del bambino invisibile, in cui gli ebrei erano stati privati non solo dei diritti civili e politici, ma anche del diritto di esistere, perché venivano ignorati da coloro che poco prima si professavano loro amici e che dopo la guerra però, come se nulla fosse accaduto, la risalutarono domandandole addirittura che fine avesse fatto. Quindi si sottolinea anche non solo la responsabilità di leggi emanate da una dittatura, ma anche la reazione delle persone, che non era assolutamente necessaria neanche per preservare la propria incolumità in quel momento. Quindi questo è quello che è il testo, quello che viene presentato. Vuoi fare un commento tuo personale al testo? Allora, io trovo che siamo, come diceva il ministro Bianchi, diceva queste tracce sono bellissime. E io sono d'accordo, questa traccia è bellissima perché è un testo che invita alla riflessione. Io immagino anche che Liliana Segre sarà felice del fatto che, non assolutamente per una questione di egocentrismo che non le è propria, ma perché la missione della sua vita è sempre stata quella di ricordare questa immane tragedia. E credo che questo testo sia molto attuale, non solo perché non bisogna mai dimenticare che anche ciò che è accaduto 80 anni fa comunque va sempre ricordato, perché nel momento in cui si dimentica che 6 milioni di ebrei sono stati sterminati, il rischio che questo si ripeta è dietro l'angolo, ma anche perché ci invita a riflettere sulla discriminazione in generale e su come, quali siano le leggi emanate dallo Stato, ogni singolo cittadino possa lottare contro la tendenza a volte umana di considerare l'altro non degno di essere considerato un essere umano e di renderlo invisibile. E di accrescere quindi la sofferenza anche in una condizione in cui già lo Stato lo pone in questa condizione. Infatti, mai come in questo momento è veramente attuale questa traccia. Ti chiedo, secondo te, quali sono le difficoltà che hanno incontrato i ragazzi nello svolgimento? Allora, per quanto riguarda la comprensione del testo, non credo che ci fossero grandi difficoltà perché il testo era chiaro. Tra l'altro è un testo autobiografico, chiaramente scritto da un adulto, ma dal punto di vista di una bambina. Quindi non c'erano problemi lessicali, non era complesso. Le difficoltà potrebbero essere, diciamo, alcune domande. La prima domanda riguardava un riassunto, tra l'altro specificava pure non in prima persona, quindi aiutava tantissimo. Perché, insomma, in genere riassunti in prima persona non si fanno, però proprio diceva state tranquilli, fate un riassunto. E poi le domande successive si potevano evincere tranquillamente dalla lettura del testo. Forse c'era la domanda sul senso di colpa, che andava sviluppata un pochino di più, perché comunque era chiaro qual era il motivo di questo senso di colpa, però non era
espresso in maniera molto approfondita nel testo, anche perché forse era evidente. Credo che la difficoltà, o comunque l'elemento necessario per poter scrivere questo elaborato, era conoscere la storia, anche se si tratta di fatti storici che vengono sempre trattati nell'ultimo anno di scuola. Però chiaramente sono argomenti che vanno conosciuti bene e che soprattutto non vanno banalizzati. Quindi era necessario forse conoscere non solo la storia dell'antisemitismo nella prima metà del XX secolo, ma anche le sue origini secolari che affondano nella prima età cristiana. E poi chiaramente anche una capacità di analisi e di riferire alla vita quotidiana quello che il testo ci vuole trasmettere, che è poi ciò che forse è più importante per chi poi conclude il suo ciclo di studi, perché possiamo forse non dimenticare una data, una poesia, però se comprendiamo che cosa può rendere questo mondo meno violento, diciamo che possiamo dire che se i ragazzi comprendono questo, forse a quel punto la scuola ha veramente fatto un buon lavoro. E sicuramente ci sta riuscendo. Mi ricollego a quanto stavi dicendo prima in merito ai riferimenti, perché ti chiedo nel dettaglio quali collegamenti potevano fare oggi durante lo svolgimento i ragazzi. Allora, i collegamenti sono, allora, partendo dal fatto che chiaramente il riferimento all'antisemitismo in Germania e in Italia, cioè quelli erano assolutamente inevitabili. Però poi sì, certo, perché si veniva richiesto di contestualizzare. Poi in realtà i collegamenti potevano essere veramente infiniti, perché nel momento in cui parliamo di reificazione dell'altro, di considerare l'altro non più un essere umano, ma qualcuno che può essere escluso, maltrattato e ucciso, purtroppo nel corso della storia, anche contemporanea, gli esempi non mancano. Quindi purtroppo i collegamenti potevano essere molteplici. Ma secondo te perché i ragazzi avrebbero dovuto scegliere proprio questa traccia e non le altre della tipologia B? Credo per predisposizione personale, per esempio se si è sensibili se si è interessati per esempio al destino dell'umanità e del pianeta, se si è interessati alla storia del popolo ebraico oppure a questo periodo storico in particolare. Sicuramente chi ama quel periodo storico e sa trarne i dovuti insegnamenti, senz'altro avrebbe potuto prediligere questa traccia. Allora, questa traccia la possiamo considerare a tutti gli effetti un omaggio alla senatrice Segre, ma soprattutto un input per i ragazzi a riflettere su temi come la discriminazione e l'antisemitismo. Quindi ti chiedo, quanto è importante che una traccia come questa sia entrata nella prima prova di maturità? Sicuramente è molto importante. Ancora più importante è il lavoro che durante 5 anni hanno fatto i professori per trasmettere i valori la capacità di analisi di una traccia di questo tipo. Però il fatto che sia entrato in una prova di maturità è sicuramente fondamentale, sia per, come detto, per l'applicazione nella vita presente, nella vita quotidiana, e anche per chiaramente non dimenticare questi eventi, che non dimentichiamo che comunque esistono ancora oggi i negazionisti dell'Olocausto. Quindi sicuramente il fatto che questa traccia sia stata presentata è di enorme importanza. Esatto, quindi oggi abbiamo imparato che bisogna preservare la memoria. Ti leggo giusto una domandina da parte della nostra community. Sofia scrive: buon pomeriggio Natalia, io ho fatto questa tipologia di prova, ma secondo te quanto doveva essere lungo l'elaborato per evitare di essere troppo fuori tema? Allora, in realtà una lunghezza minima forse l'elaborato lo richiedeva, perché c'erano diverse domande. Una lunghezza massima, diciamo che è sempre preferibile non esagerare con la lunghezza, cioè c'è un limite oltre al quale non necessariamente si va fuori tema, però fuori da ciò che richiede un lavoro di questo tipo. Quindi diciamo che non poteva essere troppo
troppo breve, se era un pochino più lungo in realtà forse lo richiedeva lo stesso tema, perché veramente gli argomenti da trattare erano moltissimi. Giusta via di mezzo. Grazie mille a Natalia Manzano, tutor di italiano di scuola.net ripetizioni.it. Vi ricordiamo che appunto la potrete trovare proprio su questa piattaforma. Chiamiamo adesso Martina Elisabetta Zecchi, tutor sempre di italiano di scuola.net ripetizioni.it. Con lei parleremo sempre della tipologia B del testo argomentativo 2. Martina, ci senti? Ok, eccola. Ricordiamo che la traccia fa parte dell'opera Musicofilia di Oliver Sacks, in cui il medico e scrittore inglese affronta il tema della musica e della sua importanza per l'essere umano. Allora Martina, ti va di leggere un frammento della traccia e di fare un commento? Sì. No, mi sa, Martina, ti abbiamo senti? Qualche difficoltà di connessione. Nel frattempo noi vi ricordiamo che siamo in live, quindi potete porci tutte le domande che volete, perché le nostre tutor sono proprio qui pronte per voi per rispondere. Martina, ci senti? Ah, siamo, il nostro regista ha fatto partire anche tutti i canali dove ci potete trovare, quindi su Facebook, su YouTube, c'è anche il nostro sito, ma anche il nostro canale TikTok dove ci sono tanti approfondimenti legati alla maturità 2022. Vi ricordo che le 7 tutor che avete incontrato oggi durante la nostra video chat fanno parte del servizio scuola.net ripetizioni.it, che è una grande piattaforma all'interno della quale troverete circa 30.000 tutor certificati che sono sparsi in 5.000 città italiane e sono pronti a farvi delle lezioni su qualsiasi materia, ovviamente lezioni private, sia online che in presenza. Allora, Martina non c'è? Mi sa che possiamo andare avanti. Ah, c'è Martina, ci senti? Allora, Martina, mi sa che niente, salutiamo Martina, magari ci ricollegheremo con lei più tardi per continuare a parlare del testo argomentativo numero 2, ossia sulla musicofilia del brano di Oliver Sacks. Andiamo avanti e chiamiamo subito Gaia del Riccio. Parliamo della tipologia B, testo argomentativo numero 3. Allora, vi ricordiamo che il protagonista di questa traccia è stato Giorgio Parisi, recente premio Nobel per la fisica. Sento un attimo la voce di sottofondo di Martina, ma noi siamo in collegamento con Gaia. Stavo dicendo che la traccia ha visto come protagonista Giorgio Parisi, con un passaggio di un suo discorso sui cambiamenti climatici tenuto alla Camera dei Deputati nell'ottobre del 2021 in vista della COP26, ossia la conferenza ONU sul clima. Allora Gaia, ti va di leggere un frammento della traccia e di fare un commento? Ciao a tutti, sì assolutamente, anche perché ho reputato una delle tracce più attuali alla fin fine, perché soprattutto in un certo... io avevo già sentito tutto il discorso, quindi è molto interessante per i giovani, perché è molto sul futuro e su quanto sia nelle nostre mani, quindi anzi più dei maturandi che nelle mie, io ormai sono andata avanti, comunque... Allora, per quanto riguarda il brano, diciamo che una delle parti più interessanti è sicuramente quando Parisi fa una sorta di paragone tra, infatti è una delle domande anche nel testo, spiegare cos'è quando parla di fari, automobili, appunto questo tipo di paragone che attua. Il vostro compito storico, in questo caso si sta rivolgendo a governi e politici, è di aiutare l'umanità a passare per una strada piena di pericoli. È come guidare di notte, la scienza sono i fari, ma poi la responsabilità di non andare fuori strada è del guidatore, che deve anche tenere conto che i fari hanno una portata limitata. Anche gli scienziati non sanno tutto, è un lavoro faticoso durante il quale le conoscenze si accumulano una dopo l'altra e le sacche di incertezza vengono piano piano eliminate. La scienza fa delle previsioni oneste sulle quali si forma piano piano gradualmente un consenso scientifico. La cosa importante, che poi io ho scelto di argomentare, ad esempio, non rispondendo alle domande dell'analisi come poteva essere un'opzione, ma proprio facendo
facendo un discorso, quindi seguendo più un tema a filo unico, ed è proprio questo, cioè della responsabilità che hanno oggi i nostri politici e i nostri governi, non solo il nostro, ma di tutti quei paesi che hanno un grande peso a livello economico e sociale. Quindi ecco perché l'ho ritenuto uno dei più attuali per quanto riguarda gli argomenti per questa prima prova della maturità, anche perché ormai siamo talmente tanto informati tramite i social, ma anche internet e tutto ciò che è il mondo moderno oggi, che non c'è neanche più la scusa per dire non si sa cosa fare. Quindi io personalmente l'avrei scelta se fosse stato, ecco, il mio anno. Sì, infatti oggigiorno si parla veramente tanto, per fortuna, di cambiamento climatico. Ma secondo te quali sono le difficoltà che hanno rincontrato oggi i ragazzi durante lo svolgimento della prova? Allora, diciamo che la difficoltà di queste due delle ultime due tematiche della tipologia B è sempre quella di dover esprimere una propria opinione, forse qualcosa su cui non si è più tanto abituati in questo senso, e quindi invece veniva proprio richiesto che cosa se ne pensa da questo punto di vista. A livello proprio di conoscenza non credo che ci sia una grande difficoltà, perché comunque si chiedeva di argomentare, di riassumere e di argomentare il testo semplicemente nel brano riportato, quindi su quello non c'erano difficoltà, era più proprio un'espressione personale di ciò che pensiamo su questo argomento. Insomma, si spera che siano abbastanza informati o almeno interessati, ecco, più che altro questo. Quindi... Ma invece ti chiedo, quali collegamenti che si potevano fare durante lo svolgimento della prova? Allora, io personalmente ho fatto dei collegamenti per quanto riguarda... Parisi già aiuta perché parla del Covid, quindi ad esempio come non sia stato approntato magari in un modo così tempestivo, e quindi già là è un collegamento che si poteva sicuramente fare, cioè vedere come è stata fatta una cosa, magari o evitare di rifarla o comunque cercare di farla meglio, e là siamo purtroppo tutti abbastanza preparati sulla pandemia e malauguratamente, anzi voi ragazzi sono quelli che per tanti versi sono stati più danneggiati tra la didattica a distanza e tutto quello che sappiamo, l'aver vissuto in reclusione e tutto quanto. Quindi già su quello sicuramente un collegamento poteva essere molto interessante, anche per dire la loro su un argomento del genere che hanno subito. Quindi poteva essere una cosa da fare. E anche proprio sul destino, cioè sul... Non dire più, ok, non possiamo farci niente, ma dire, ok, cosa possiamo invece fare? Quindi proprio un'azione su cosa pensano loro del loro futuro, di quello che li attende da lì a finita la scuola, perché finito il liceo, diciamo, si buttano in un mondo completamente selvaggio per certi versi. E penso che anche quello possa essere un collegamento interessante su... Cos'è che si potrebbe magari fare dal loro punto di vista, che a volte i ragazzi hanno delle idee strabilianti, cioè non ci verrebbe mai in mente. Quindi quello potrebbe essere anche un collegamento interessante. Ma secondo te perché i ragazzi avrebbero dovuto scegliere proprio questa traccia e non le altre presenti all'interno della tipologia B? Avevano con questo molto possibilità di esprimersi, proprio il loro punto di vista su tematiche che riguardano loro, cioè il loro futuro, il mondo dove viviamo noi, quindi anche era una traccia che anche chi ha preferenze di diverse materie, sia in tema letterario che in tema scientifico, potevano davvero spaziare, perché sono quegli argomenti dove si ha più libertà, e il bello del tema e della prima prova è quello, avere la libertà di espressione totale in questo senso. Secondo me su qualcosa che ci interessa a tutti quanti e che è veramente molto molto attuale e che è recente, perché il Nobel di Parisi parliamo comunque del 2021, quindi di qualcosa che è accaduto adesso, e per quanto riguarda le condizioni climatiche è qualcosa di ancora più recente.
adesso mi viene in mente il film di DiCaprio che ha avuto adesso tanto successo su Netflix, alla fin fine parliamo di questo, quindi è molto attuale e sarebbe stata un'ottima piattaforma anche per unire discorsi diversi, ecco appunto, adesso mi viene in mente il film di Netflix che è, per carità, è agli antipodi, ma c'entra, perché è un problema che riguarda tutti noi. Quindi te l'aspettavi un po' questa traccia? Sì, un pochino me l'aspettavo, anche perché Parisi ne aveva parlato, se non sbaglio, una o due sere fa, è stato intervistato notte prima degli esami, e chiedendogli proprio se l'aspettava, e lui aveva parlato di questo suo discorso, che tra l'altro è uno di quelli di cui lui va più fiero, e quindi è bello che sia stato fatto anche un'eccellenza italiana, che ha vinto un Nobel, non è una cosa da sottovalutare. Un bel modo per celebrarlo. Esatto, non ci possiamo mettere magari gli atleti che stanno adesso vincendo, ma almeno ci mettiamo qualcosa di positivo nostro, insomma. Esatto. Allora, ti leggo una domanda da parte della nostra community. Buon pomeriggio Gaia, prima di aver esteso l'elaborato del testo argomentativo relativo alla conferenza ONU sul clima, come hai pensato di organizzarlo? Io solitamente faccio sempre delle scalette, magari sui punti che mi hanno colpito maggiormente. In questo caso ho tentato anche di rispondere, l'aiuto delle domande nella traccia aiuta, però a me non piace appunto rispondere alle singole domande, preferisco fare proprio un elaborato diretto. Però consiglio sempre di fare delle scalette, sono un aiuto, magari quei punti che a noi personalmente ci colpiscono. E io mi ero appunto soffermata su questa metafora appunto della macchina, sulla crisi dei cambiamenti climatici, delle scarsità delle risorse del nostro pianeta, anche perché Parisi è molto duro ed è qualcosa su cui erano i punti che volevo mettere più in evidenza. Comunque si hanno all'incirca due mezze pagine, insomma due colonne, non è che più di tanto possiamo allargarci, quindi focalizzare, come ha detto prima una mia collega, meglio poco ma fatto bene che una cosa lunga e insensata, ecco. Esatto, puntiamo sulla qualità e non sulla quantità. Grazie mille alla nostra tutor Gaia del Riccio. Noi adesso facciamo un passo indietro, continuiamo a parlare della tipologia A, della tipologia B, testo argomentativo numero 2, e ci colleghiamo con Martina Elisabetta Zecchi, tutor di italiano di scuola.net e ripetizioni.it. Martina, ci siamo? Ti va di leggere un frammento della traccia e di fare un commento? Noi ricordiamo che la traccia fa parte dell'opera Musicofilia di Oliver Sacks. Niente, abbiamo provato a collegarci con Martina, magari ci riproveremo successivamente. Quindi andiamo avanti e passiamo alla tipologia C con il tema di attualità, con il primo. Allora, vi ricordiamo che la traccia è tratta dal testo Perché una Costituzione della Terra di Luigi Ferraioli, che mette al centro della traccia, appunto, dell'argomento la pandemia e le sue conseguenze per il pianeta. Ci colleghiamo subito con Elvira Anna Tenaglia, tutor di scuola.net e ripetizioni.it. Ciao Elvira. Ciao e buon pomeriggio a tutti. A te. Ti va di leggere un frammento della traccia e di fare un commento? Certo. Allora, il testo tratto da Luigi Ferraioli, Perché una Costituzione della Terra? Ciò che ha fatto della pandemia un'emergenza globale, vissuta in maniera più drammatica di qualunque altra, sono quattro i suoi caratteri specifici. Qui Luigi Ferraioli comincia ad elencarle, adesso li riassumo. La mancanza di un piano comune, i problemi del pianeta dal punto di vista ecologico, per il quale potrebbe essere troppo tardi, i problemi della sanità, i problemi di interdipendenza tra i vari popoli. Questo perché? Perché il Covid purtroppo non ha guardato in faccia a nessuno, non ha guardato alla parte ricca piuttosto che alla parte povera, ha colto indistintamente tutti quanti. Soprattutto ci ha colto alla sprovvista, evidenzia il Ferraioli, perché non c'è stato un piano comune, non c'è stata un'istituzione che avesse uno Stato che avesse un piano da seguire. Se noi pensiamo ad esempio all'Unione Europea, in cui vi erano degli organi preposti per quanto riguarda la sanità, ovviamente la pandemia magari non ce l'aspettavamo, però comunque c'erano questi organi preposti, non hanno avuto una linea guida, hanno semplicemente lasciato a qualunque Stato la possibilità di agire come meglio credevano, quindi l'Italia ha agito in una maniera, la Spagna ha agito in un'altra maniera e così via discorrendo. Questo per quanto riguarda l'Europa, poi sono gli Stati Uniti e quant'altro.
Poi passiamo ai problemi del pianeta. Pensiamo ai quattro elementi, l'aria, la terra, l'acqua e il fuoco. L'uomo, per qualunque di questi elementi, ha fatto i suoi danni. È andato gli incendi, le deforestazioni, l'inquinamento dell'aria, l'inquinamento dell'acqua. Uno sviluppo che non è sostenibile per la nostra terra a questi ritmi, anche perché la popolazione mondiale va crescendo in maniera esponenziale, soprattutto negli ultimi anni. Quindi adesso trovare una soluzione è imperativo, però dobbiamo anche porci il problema che potrebbe essere troppo tardi, come evidenzia il Ferraioli. Poi per quanto riguarda la sanità che ho accennato prima, in Italia, tra virgolette, è vero che siamo fortunati perché qualsiasi persona può accedere, può avere delle cure, ma lo stesso magari non si può dire negli Stati Uniti, quindi questo mi ha aperto a delle riflessioni su quello che succede in Europa, su quello che succede nel resto del mondo, su quello che succede nei paesi del terzo mondo che in realtà non hanno niente, che quindi non hanno avuto la possibilità di accedere a nulla. Però così come è vero che in Italia, ho pensato, abbiamo la possibilità di avere queste risorse, è anche vero che i tagli che la sanità ha dovuto sottostare in questi anni comunque ha creato ci ha colto ancora più impreparati, perché mancavano dispositivi di protezione, le mascherine, mancavano i guanti, mancavano i tamponi, ma soprattutto mancavano i medici, mancavano gli infermieri, e questa sicuramente non è una cosa da sottovalutare. Purtroppo è dovuta, insomma, ricorrere una pandemia per farci notare tutte queste cose. Attuale, ecco. Elvira, ma sì, ti chiedo, secondo te quali sono le difficoltà che hanno incontrato i ragazzi nello svolgimento di questa prima prova e soprattutto di questa traccia? Allora, come dici tu, è palese che sia un argomento attuale, no? Vabbè, COVID, ce l'aspettavamo tutti, ecco. Lo sarà, ma lo sarà anche per qualche altro tempo. Però magari quando si parla di COVID, l'argomento che tutti i telegiornali ci propinano è il caso vaccini, cioè tu parli di COVID, magari pensi a quello. Invece con questo brano ci siamo dovuti interrogare su tutti i problemi che il COVID ha portato a galla, su tutto quello che è andato a scoperchiare, quindi tutti i problemi di cui accennavo prima. Quindi non è solo il problema dei vaccini, ci sono anche dei problemi, che sicuramente sono dei problemi per carità, però ci sono anche dei problemi a lungo termine, come dicevo prima, il fattore ecologico, del fatto che bisogna assolutamente trovare una soluzione, perché altrimenti rischiamo di andare ad esaurire tutte le risorse della terra che sembravano infinite, ma infinite non sono. Quindi se non, Ferraioli dice, può sembrare utopistico riuscire a trovare un punto di incontro per tutti quanti, no? Può sembrare quella la difficoltà, ma in realtà forse non è quella la difficoltà più grande è continuare in questa maniera, che però non è più sostenibile. Diciamo che la pandemia ha scoperchiato il cosiddetto vaso di Pandora. Ti chiedo ancora, ma secondo te quali collegamenti si potevano fare durante lo svolgimento della traccia? C'erano un po' di collegamenti da fare, perché poi come comincio ad analizzare, poi vengono man mano. Io per fare l'elaborato, come suggerito, l'ho diviso in paragrafi, no? E quindi, come detto dal testo, i quattro punti cardini sul quale il COVID, insomma, li ha rivelati, sono andata man mano a farli uno dopo l'altro, in modo che quando cominciavo con il primo punto, poi man mano mi allargavo e a seconda delle mie riflessioni poi ovviamente potevo spaziare. Come ho detto prima, ho iniziato a parlare dei problemi sanitari, ti viene in mente che in Italia appunto tutti possono accedere a delle cure pubbliche, negli Stati Uniti ad esempio non puoi accedere alle cure pubbliche, questo poteva essere un primo collegamento. Poi puoi parlare il fatto che il COVID appunto non ha guardato in faccia a nessuno, i paesi del terzo mondo sembrano abbandonati, qui puoi fare la riflessione sul fatto che magari bastava poco per dare una mano a questi paesi del terzo mondo, per dire la stupidaggine, in Italia il morbillo non è più un problema, in un'altra parte del mondo è causa di mortalità infantile, ma anche di un alto tasso di mortalità, di certo non basso. E poi che so, c'era
il problema delle armi, il problema quindi degli armamenti, che ti apre la riflessione che magari nelle altre parti del mondo è anche per un comune cittadino è possibile andare e comprarsi un'arma, fortunatamente in Italia no, e quindi questo dà luogo a tante piccole stragi che noi conosciamo. Ben più grave poi c'è la corsa alle armi nucleari, questo ci riagganciamo al fatto che attualmente stiamo vivendo ad esempio la guerra tra Russia ed Ucraina. Ma secondo te perché i ragazzi avrebbero dovuto scegliere proprio questa traccia e non l'altra presente all'interno della tipologia C? Guarda, questa era una bella traccia proprio perché ti permette di pensare a tutto quello che il Covid ha portato, a tutti gli strascichi, a tutte le cose che magari prima c'erano ma non sono venute a galla. Invece il Covid le ha violentemente, ce le ha sbattute in faccia e quindi adesso tocca a noi trovare una via d'uscita per rendere la Terra insomma, ancora un posto vivibile non solo per noi ma per i nostri figli e per quelli a venire. Ti leggo una domanda da parte della nostra community. Buon pomeriggio Elvira, hai fatto uno schema del tema prima di svolgerlo? E se sì, quale? Che cosa hai scritto? Come ho detto l'ho diviso in paragrafi. Ho letto i quattro punti che Ferraioli individuava come punti cruciali e sono passata, ho dato un titolo a ognuno di questi quattro paragrafi e sono passata a svolgerli. Alla fine poi, come avete potuto vedere, ho tratto le mie conclusioni. Ok, grazie mille ad Elvira Anna Tenaglia, tutor di italiano della piattaforma scuola.net ripetizioni.it, per aver partecipato appunto alla nostra live. E vi ricordiamo che le nostre sette tutor stamattina hanno svolto in contemporanea con i maturandi le sette tracce che il Ministero dell'Istruzione ha proposto ai maturandi. Vi ricordo inoltre, prima di presentare la nostra ultima ospite, che scuola.net ripetizioni.it è una piattaforma dove è possibile trovare i migliori insegnanti e sono circa 30.000 certificati per ogni materia che voi appunto desideriate e sono sparsi in circa 5.000 città e potrebbero darvi lezioni private sia in presenza ma anche online. Allora, chiamo adesso Vincenza Maglio. Ciao. Piacere, buon pomeriggio a tutti. Allora, con te parleremo della tipologia C, l'ultimo tema di attualità, che ricordiamo esatto. Appunto la traccia è tratta dal testo di Vera Gheno e Bruno Mastroianni. Tienilo acceso, posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello, in cui al centro c'è il mondo dei social network. Allora, ti va di leggere un frammento della traccia e di fare un commento? Ok. Allora, innanzitutto ritengo che sia stata, secondo me, una delle tracce più semplici, visto che sono poi oltretutto l'ultima, quindi ho potuto sentire tutte le tracce che sono state già discusse. Credo che questa qua in realtà era quella che penso, credo, si possa avvicinare molto più facilmente ai giovani, perché è un mondo comunque che li interessa tantissimo. Per quanto riguarda lo straccio, principalmente io mi ha affascinato particolarmente, anche perché era scritto in maniera molto lineare e molto semplice, sulla parte in cui dice: quando postiamo su Facebook o su Instagram una foto mentre siamo al mare in costume, pensandola per i nostri amici, quella stessa foto domani potrebbe finire in un contesto diverso, ad esempio un colloquio di lavoro formale, durante il quale il nostro selezionatore, oltre al curriculum da noi preparato per l'occasione, sta controllando sul web chi siamo davvero. Infatti in questo pezzettino il davvero in corsivo ci fa capire proprio dove gli autori cercano di concentrarsi, cioè su questo ponte, su questa relazione tra il reale e il virtuale, quindi su questo mondo iperconnesso dove comunque i ragazzi dimenticano, cioè non riescono a concentrarsi su quanto c'è di reale e quanto c'è invece di virtuale, quindi penso che era una traccia molto, veramente una delle più attuali, perché, e mi aspettavo pure oltretutto che potesse uscire una traccia del genere, perché era un argomento che secondo me i ragazzi potevano spaziare tranquillamente, soprattutto a livello di argomentazioni personali, credo, di esperienze comunicative personali. Sì, sai, la cosa che ha colpito principalmente a me appena ho letto questa traccia è stato il fatto che finalmente si è parlato anche di reputazione online, cosa per esatto. Nulla scontata, soprattutto se riferita a dei ragazzi del liceo. Ti chiedo invece, quali sono secondo te le difficoltà che hanno incontrato nello svolgimento di questa prova i maturandi? Guarda, penso che la difficoltà magari era quella di poter fare qualche giusto collegamento. Cioè, ad esempio, io nella parte conclusiva, perché ho cercato di svilupparlo attraverso un'introduzione che spiegava
quello che era l'argomento, poi cercare comunque di fare uno svolgimento abbastanza esaustivo e poi giungere ad una conclusione. Io ad esempio nella conclusione ho voluto fare un riferimento sociologico, poiché la sociologia comunque studia i fatti sociali, più fatto sociale delle reti, insomma di quello che avviene virtualmente, credo che non ci possa essere. Quindi penso forse che se i ragazzi non erano preparati a livello di tematiche, a livello di argomentare in questo senso, di fare questi collegamenti, avrebbero avuto questa difficoltà in questa traccia. Quindi riassumiamo per favore quali collegamenti potevano fare durante lo svolgimento secondo te? Ma in realtà, come già ho detto prima, principalmente potevano parlare attraverso le proprie esperienze personali, a livello di argomentazioni, di esperienze comunicative. Diciamo che era difficile se i ragazzi non avevano una buona preparazione di base, cosa che suppongo che non possa essere successa, perché comunque dopo 5 anni di scuola i ragazzi hanno ben preparato tutto quello che riguarda le materie, per esempio in relazione ad esempio ad un liceo delle scienze umane, sociologicamente i ragazzi potevano spaziare tranquillamente su questa traccia. Quindi questi sono i collegamenti che potevano fare, credo. Ecco, rimando sempre sul focus dei collegamenti, e con Luigi Pirandello il concetto della maschera, cioè ognuno di noi attraverso il social indossa una maschera mostrando appunto una vita magari un po' diversa, che ne pensi? Si poteva fare sì, un collegamento con Pirandello? Era volendo sì, avrebbero potuto farlo. Io non ti dico la sincera verità, non ci ho pensato, anche perché ho cercato di essere... di non dilungarmi troppo, cioè cercando di fare una traccia sintetica, forse avrei voluto poi alla fine, perché poi ti viene in mente sempre alla fine magari che potevi scrivere qualcosa in più, però ho cercato di parlare con parole semplici senza troppo divagare su quello che era la tematica, quindi sì, volendo potevano tranquillamente inserire Pirandello, perché comunque Pirandello è attraverso quello che è il concetto della maschera, di questa facciata in qualche modo che assumiamo tutti i giorni, i ragazzi soprattutto, i giovani soprattutto, attraverso questo mondo si nascondono dietro questo mondo per cercare appunto di relazionarsi, sbagliatissimo, perché comunque devono cercare prima di farlo realmente nella vita di tutti i giorni. E altri collegamenti che si potevano fare con il mondo della letteratura secondo te? Ce ne sono? Oddio, altri collegamenti... Vabbè, mi cogli impreparata. Mi cogli impreparata, sono sincera. Basta no. Pirandello alla fine. Ti chiedo inoltre, secondo te i ragazzi perché avrebbero dovuto scegliere questa traccia e non l'altra presente all'interno della tipologia C? Perché si avvicinava di più a loro, secondo me, di più ai giovani, di più a quello che è il loro mondo. Oggi è tutto collegato a questo. Diciamo che in realtà avrebbero potuto scegliere questa traccia pure per lo spunto di riflessione, cioè avrebbero potuto un attimo capire realmente, perché il testo è scritto davvero molto bene, questo straccio del saggio di Vera Gheno e Bruno Mastroianni, quindi avrebbero tranquillamente potuto riflettere tanto in una giornata come questa, che era la giornata della prima prova di maturità, e capire effettivamente che non bisogna rimanere troppo ancorati a questo mondo, quindi secondo me per questo. Esatto, ottimo spunto veramente. Ti chiedo un'ultimissima cosa, tu come hai svolto la tua scaletta? Ci chiede Clara, una domanda da parte della nostra community. Mi sono solo, secondo me, quando si parla di un tema di attualità bisogna comunque concentrarsi sul pensare a quelle che possono essere per chi appunto lo svolge le parole chiavi. Quindi io ad esempio mi sono concentrata sulla frase che ho letto prima, chi siamo davvero, su questo davvero che deve farci riflettere, e quindi mi sono concentrata su alcune parole chiavi che io ho individuato e poi ho fatto semplicemente un'introduzione, uno svolgimento e poi infine una conclusione. Ok, stanno arrivando altri suggerimenti da parte della nostra community, un collegamento ad esempio con la globalizzazione? Sì, volendo sì, però non l'ho ritenuto opportuno, ci ho pensato in realtà mentre stavo facendo la traccia, quando stavo svolgendo la traccia, però ho ritenuto di lasciare più una libertà di scrittura in questo senso, ragazzi, piuttosto che fare troppi, di farlo diventare un po' a tratti pesante il testo, insomma, dello svolgimento. Quindi meglio svolgere una traccia più personale, a parere tuo. Perché era molto, fra tutte quante, secondo me, era veramente molto più... tramite le proprie esperienze, come l'ho letta io in qualche modo, sì. Ok.
Grazie mille alla nostra tutor di italiano di scuola.net ripizioni.it, Vincenza Maglio, e in generale grazie appunto a tutte le tutor che hanno deciso di farci compagnia durante la correzione di questa prima prova di maturità. Noi vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, perché continuiamo a darvi spunti e suggerimenti, soprattutto in vista di domani. Domani ci sarà la seconda prova dell'esame di Stato e poi da partire dal lunedì 27 giugno il colloquio orale. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci e buon pomeriggio e buono studio a tutti i maturandi.